gara che si disputa in uno stadio gremito, c'è veramente grande attesa per questo match. Vi do il benvenuto anche da parte di Lele Adani che mi affiancherà per il commento tecnico. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. In campo Fiorentina e Hellas Verona. Amici e amiche che ci state seguendo da casa, preparatevi, perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle oggi. Puro football. Luca Ranieri con il numero 3, Cristiano Biraghi con il numero 32, André Duncan. Diamo un'occhiata alla formazione con cui scende in campo la Fiorentina. 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza, con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. La grafica ci mostra la formazione con cui scende in campo l'Hellas. Probabile che anche oggi si affideranno al pressing per inaridire le fonti di gioco avversarie. È uno dei loro marchi di fabbrica. Riescono a raddoppiare sistematicamente il portatore di palla e spesso lo fanno con ottimi risultati. Il rovescio della medaglia qual è? È che così facendo si rischia di lasciare qualche spazio di troppo dietro. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Sta avanzando Juric. Sceglie la soluzione interna. Ha salvato la porta con questo intervento. Certamente una delle stelle più brillanti di questo match. Vedremo come se la caverà. Oggi dovranno fare particolare attenzione i difensori. Perché può mettere in serie difficoltà con il suo accelerando. Parte in velocità di difensori che possono star lì. Dei compagni. Senza difficoltà al tiki-taka avversario. Arthur. Duncan. I tifosi lo invitano a calciare. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Intervento il riflesso del portiere che dice di no. Un intervento da campione questo. Risultato che non cambia. Il portiere ha blindato il pari, ma l'intervento è d'applausi sul tentativo precedente. Prosegue qui dell'avanzata. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Duncan. Ci sono metri per andare. Intervento decisivo. Beh, il dato sul possesso palla parla chiaro.
equilibrio totale in campo, una partita povera di emozioni, nessuno rischia, nessuno vuole scoprirsi, cercano di speculare sul pareggio, oppure attenzione, guarda Pierre, super parata, da pochi passi è riuscito a salvare. Pierre, l'avevo vista già dentro, ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Batte lungo, il portiere ci arriva. Cross verso il centro dell'area, salva la porta ma non è finita. Niente da fare, gran recupero difensivo. Termina così il primo tempo con l'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Fiorentina che dà il calcio d'inizio della ripresa. Grande tackle difensivo. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Può scambiare con il compagno. Juric. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Mette il corpo per tenere lontano l'avversaria. Partono in contropiede. Fiorentina che si affida a una buona rete di passaggi. Buonaventura. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E finalmente è arrivato il gol dell'1-0. Hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere a rete. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Lazovic. Azione che si fa interessante. Riconquista un pallone importante. Cambiano tutti e due gli allenatori. Occhio al corner. Sarà calcio di punizione per la Fiorentina.
Arthur. Duncan. Palla recuperata nei 16 metri, grande azione difensiva. Può avvicinarsi alla porta. Tiene palla in attesa del varco giusto. Non hanno mollato e hanno trovato il gol del pari. Il replay evidenzia la scarsa reattività della difesa in occasione del gol. La squadra avversaria ha fatto praticamente quello che le pareva in area di rigore, senza che nessuno intervenisse, ma non si fa così, eh. No, il tecnico non sarà affatto contento. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Entra con decisione. Provano a vincerla in questo finale. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E c'è il gol che cambia tutto. Sono avanti adesso a poco dal termine. Una voce gelata per la formazione avversaria. Vedremo se avranno la forza per abbozzare una reazione. Pier, non hanno tempo da perdere. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, è il proprio marcatore. Palla che poi è entrata sul primo palo, quello che di solito dovrebbe essere protetto dal portiere. Gara che finisce qui, brutta battuta d'arresto per la squadra di casa. Sconfitta di misura, arrivata al termine di una partita dove non avevano demeritato. Poteva anche starci il pari. Questa sconfitta però servirà di lezione per non ripetere gli stessi errori che gli sono costati 3 punti. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. E senza dubbio l'eroe del match. Ha firmato il gol che ha dato la vittoria alla propria squadra a pochi minuti dalla fine.